Non è una valutazione oggettiva, abbiamo una sfida importante a Bari per il governo della città e una sfida che a questo punto sta diventando anche di risonanza nazionale, ma soprattutto dobbiamo pensare alla comunità barese e quindi occorrono energie fisiche e mentali e occorre sicuramente un segnale di forte rinnovamento. Adesso lasciamo alle forze locali valutare, conoscete la nostra posizione. Non l'abbiamo scelto noi, ma la forgia tra i candidati che sono stati espressi dalla comunità civica, dalle parti sane civiche di Bari, è stato un candidato che da subito ci ha convinto. Non abbiamo ragione per accantonare questa candidatura, ma vedremo quel che succederà nelle prossime ore. Ma guardi, il ponte sullo Stretto, tra l'altro ci dedicheremo anche a questo domani. È evidente come man mano che stiamo andando avanti emerga anche come i progetti sin qui acquisiti non sono stati realmente aggiornati, quindi tutte le valutazioni per quanto riguarda l'aspetto ingegneristico, trasportistico, ambientale necessitano di una più accurata verifica ed è questa la prima cosa che sta emergendo. Poi per quanto riguarda la nostra valutazione complessiva, diciamo sempre che è assurdo voler concentrare così tante risorse in una singola infrastruttura quando sono tutte le infrastrutture viarie della Sicilia, oltre che della Calabria, che dovrebbero essere migliorate prima di concentrarsi su qualsiasi soluzione per quel che riguarda lo Stretto di Messina. Oggi D'Alema ha detto che a volte lei ha atteggiamenti irritanti, cosa ha da rispondere al riguardo? Ma io non ho mai pensato di essere perfetto. Delle volte quando si pongono dei temi, dei valori per la mia comunità politica, quella del Movimento 5 Stelle, non negoziabili come legalità, trasparenza, lotta alla corruzione, capisco che possiamo risultare anche irritanti, ma su questo non facciamo sconti a nessuno. Non c'è nulla da condividere se Schlein fa una telefonata a Meloni. Adesso l'importante è che ci sia da parte di tutta la comunità internazionale la grandissima determinazione a evitare qualsiasi iniziativa tra reazioni e controreazioni che possano far deflagrare quella che è la già incerta stabilità del quadrante regionale medio orientale. E per far questo, per assicurare stabilità ed evitare qualsiasi escalation, è chiaro che la questione del cessate il fuoco a Gaza è più prioritario che mai. Ecco, ha toccato con mano nella sua sintesi quelle che sono le contraddizioni di questo territorio in particolare. Noi appoggiamo questa candidatura perché nel dialogo che c'è stato, anche alla luce dell'esperienza maturata amministrativa già maturata, offre delle garanzie sufficienti di poter far del bene per questa comunità locale. Quindi ci siamo anche noi, lo appoggiamo, presenteremo anche una nostra lista e daremo anche un nostro contributo. I temi poi li conoscete, ma soprattutto qui ci sono famiglie in difficoltà, c'è una fascia, come lei ha sottolineato, di diffusa povertà. Dobbiamo creare le condizioni per il rilancio dell'economia, miglioramento delle infrastrutture e soprattutto, permettetemi di dire, c'è il tema grande della sanità. La regione Calabria è la regione col più alto tasso di persone che rinunciano alle cure e c'è un altissimo tasso anche di cittadini calabresi che devono andare fuori per curarsi. E muoiono anche prima. E tra l'altro. E quindi i tagli che ci arrivano, 54 milioni, pensate, tagliati per quanto riguarda la messa in sicurezza degli ospedali. Cioè, quindi noi andiamo a smantellare i presidi sanitari, andiamo a smantellare già quel poco che c'è per offrire e tutelare il diritto alla salute che spetta a ciascun calabrese. Noi contrasteremo in tutte le sedi qualsiasi definanziamento alla sanità e ci batteremo perché il diritto alla salute, qualificato come fondamentale dalla Costituzione, sia un diritto effettivamente tutelato. Guardi, l'autonomia differenziata, i cittadini calabresi lo devono comprendere, sarà un disastro totale proprio per le regioni come la Calabria, che sono più in difficoltà in questo momento, più disagiate. Perché con la logica dell'autonomia differenziata che stanno portando avanti, si cercherà di andare verso un futuro in cui le regioni già più ricche diventeranno sempre più ricche e le regioni come la Calabria, che sono in difficoltà, entreranno sempre più in difficoltà. Noi non possiamo
rompere la coesione e l'unità nazionale, creare 20 staterelli, ciascuno dei quali, quelli più in difficoltà, abbandonati a se stessi, come in prospettiva sarà la Calabria. Quindi questo lo dobbiamo contrastare. Oggi parlo qui dalla Calabria e invoco tutta l'unità della comunità calabrese per contrastare questo disegno scellerato di autonomia differenziata. Ma guardate, andrò al nord e ogni volta che sono al nord invito anche tutti i paesi più ricchi, le regioni più ricche, a tener conto che si indeboliranno anche loro complessivamente se l'Italia non sarà più un unico paese, repubblica, solidale, assolutamente coesa.